Là in fondo c'è l'Arco di Trionfo, pensate che persino Napoleone rubò dall'Italia, prese dall'Italia dei cavalli d'oro di Venezia e li pose su il suo monumento. Adesso mi stanno facendo il nuovo. Siamo davanti all'Opera di Parigi. Questa fu difficile costruzione perché infatti per ben 8 mesi fu necessario attraverso delle pompe prosciugare tutta l'area sottostante. Thank you.
davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in cima a Montmartre. Questa chiesa è relativamente recente, che, perché si dica, è stata edificata solamente alla fine del 1800, quasi primi del 900, e anche se l'estetica sembra molto molto fascinante. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? Siamo alla funicolare di Montmartre. In realtà, quando viene su, sembra semplicemente un camioncino che sta inchiodando in avanti mentre sta facendo una salita. Anche se, però, direi che con quegli argani lì va su più che bene. Que reste-t-il des villes doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir, il me poursuit. Questa è Place du Tetre, la piazzetta del pittore, e ce ne sono alcuni che sono veramente molto molto fatti bene e molto interessanti. Tra l'altro c'è anche qualcosa di diverso, che non sia semplicemente il solito richiamo a Parigi o alle strade parigine. Comunque è veramente bello, fateci un giro, è di fianco a Montmartre, comunque è una zona abbastanza turistica. Qui, il 24 dicembre 1898, Louis Renault riuscì a portare la sua prima auto a petrolio sulla cima di questa collina qui, all'interno di Parigi, e fu il primo anche per giustificarsi come costruttore di auto. Questa è Place Vendôme, alle mie spalle vedete il centro della piazza dove svetta una gigantesca colonna. Questa colonna racconta la battaglia di Austerlitz, vinta da Napoleone, che decise di prendere tutti i cannoni nemici, fonderli assieme per costruire questa gigantesca, veramente gigantesca colonna. Come vedete la colonna ricorda molto la colonna Traiana che si può trovare a Roma, infatti con sulle sue spire che salgono verso l'alto e sono raccontate le vicende della battaglia. Je ne sais pourquoi j'allais lancer à Saint-Jean au musée. Et quand ce gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'ai tréchipé. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux. Car l'on croit toujours au doux mot d'amour
quand ils sont en état avec les